Venerdì 26 maggio sarà sciopero generale braccia incrociate i lavoratori di tutti i settori pubblico e privato. Una mobilitazione lanciata da Confederazione USB, con l'adesione di PUSB e Fisi. Sempre a Roma, dunque, in occasione dello sciopero del 26 maggio, servizi a rischio su tutti gli asili nido e nidi, uffici, scuola e mezzi di trasporto. Sciopero del 26 maggio asilo nido e materie a rischio a Roma, possibili disagi per nidi e materna. Condizioni per le quali non può essere garantita l'ordinaria regolarità del funzionamento servizi e dell'erogazione servizi, così il sito del Comune di Roma avverte l'utenza servizi educativi scolastici vari comuni. Sciopero dei trasporti venerdì 26 maggio a Roma. Lo sciopero dei trasporti a Roma del 26 maggio non dovrebbe causare il blocco di autobus, metro, tram e ferrovie. Lo sciopero nazionale riguarderà soprattutto il personale del gruppo delle Ferrovie dello Stato chiamato ad astenersi dal lavoro dalle 9 alle 17. Linee ATAC, Roma TPL e Cotral informa Roma per la mobilità. Nel Lazio lo sciopero del 26 maggio riguarderà il servizio notturno di superficie con turni a metà mezzanotte, intero giro. Il servizio diurno dalle 08.30 alle 1700 e dalle 2 a fine servizio, quindi con il trasporto nelle fasce di garanzia. Il 26 maggio lo sciopero della scuola lezioni a rischio a scuola, dove è già passata la circolare tra le classi di ogni ordine e grado per avvisare le famiglie della didattica non garantita. Potrebbero verificarsi disagi anche negli uffici pubblici. Una mobilitazione chiamata a chiedere stipendi più alti, con LUSB a chiedere un aumento immediato di 300 euro in busta paga. Gli altri nodi riguardano assunzioni e precari con i sindacati autonomi per chiedere più posti di lavoro e contratti a tempo indeterminato.